Guardi, io credo che il ruolo con cui Giorgia Meloni ha interpretato il capo della coalizione sia quello di aver garantito sino ad oggi la sopravvivenza del centrodestra, perché mentre tutti andavano a militare in campi e in trincee che non sono propriamente quelle del centrodestra, chi è rimasto saldamente, isolatamente, caparbiamente, cocciutamente, onestamente a militare e presidiare la trincea del centrodestra quando parliamo di natalità, di politiche per la natalità, di difesa della famiglia, di difesa della produzione, di abbassamento della pressione fiscale, oltre che a legge e ordine che lei citava prima, è sempre e solo stata Giorgia Meloni. Quindi in quei termini noi abbiamo Giorgia Meloni ha interpretato il suo ruolo di leader del centrodestra e devo dire, spero che si incroceranno oggi le agende dei leader per ritrovare una armonia che ci consenta di recuperare quella che è stata una sconfitta alle amministrative. Secondo me se c'è la volontà ma prima politica ancora immaginiamo si incrociano queste agende nostra... del Mastro. Ma io sono convinto di sì, il problema è incrociare l'agenda con gli italiani e io sono assolutamente convinto che alcune delle ricette di cui ho parlato prima fanno sì che il centrodestra possa continuare a incrociare l'agenda con gli italiani. Allora scusi, devo far rispondere al volo però Gasparri e poi devo sentire amministrative, una battuta della Ascani che sono...